Con Antonio Leo, responsabile dei partner di Red Dirt Italia, chiediamo come si sviluppa la relazione con ETWAY e quali sono gli obiettivi. ETWAY è un nostro distributore da tanto tempo, ormai abbiamo fatto un viaggio insieme che dura da diversi anni, più di 15 anni. È un distributore a valore molto importante per noi perché segue tutta una serie di verticalità, di mercati, di nostri partner e chiaramente ci aiuta a scalare sul mercato, a raggiungere fette di mercato che altrimenti sarebbe difficile per Red Hat Italia raggiungere. Siamo 80 in Italia, quello, la parte dell'ecosistema, della distribuzione che raggiunge gli ISV, raggiunge i system integrator, la parte di solution provider, gli OEM, diventa fondamentale e chiaramente è un enorme supporto quando è a valore, quando si riesce a portare non soltanto l'informazione, l'indicazione eccetera, ma a portare avanti iniziative a valore, che per noi significa individuare nuovi partner interessanti su un mercato che cambia alla velocità della luce, individuare nuove aree di business, quindi una nuova fetta di mercato da andare a prendere. Oggi il cloud e l'IoT eccetera, e la distribuzione in questo ha un valore immenso per un vendor come di tecnologia come Red Hat. Un suo recente commento mi aveva incuriosito, dove lei diceva che la distribuzione è una risorsa aggiunta che vi permette di scalare. Cosa significa questo? Certo, la possibilità di raggiungere nuovi mercati eccetera, quindi con un partner a valore che ci permette di individuare, intercettare, cogliere nuove opportunità lato ecosistema. Il nostro ecosistema di partner ad esempio è strutturato, abbiamo dei programmi eccetera, ETWAY li conosce molto bene e in questo ci dà una mano per posizionarli, raccontarli, spiegare la value proposition a un nuovo partner che magari noi non conosciamo, potrebbe essere una startup come un'azienda grande, però che ancora non abbiamo intercettato per vari motivi, perché hanno fatto altro, perché noi abbiamo fatto altro e magari siamo stati in dimensioni non troppo vicine. ETWAY ci aiuta a intercettarlo, a posizionare la value proposition, a costruire poi con i nuovi partner, diciamo quelli esistenti nella loro crescita, ma con i nuovi ad interessarli eccetera, un cammino che poi ci porta ad essere vincenti, con un win-win per la distribuzione che chiaramente per ETWAY che ci avvicina e è con noi in questa operazione, per il nuovo partner che si avvicina ad un nuovo mondo, nuove tecnologie, metodologie di sviluppo come l'open source o piattaforme di integrazioni come JBoss o altre ancora tecnologie come il nostro cloud con OpenStack. Oggi come si sviluppa l'offerta middleware di Red Hat? La parte middleware è diventata una vera e propria BU in Red Hat, principalmente in piattaforme. Le piattaforme sono le piattaforme JBoss. Con le piattaforme JBoss non c'è soltanto l'application server, ma c'è tutta una parte di BRMS, di motori di regole, di tecnologie di integrazione alle quali oggi si aggiunge anche la parte Fuse con i connettori Camel, che sono principalmente piattaforme di integrazione molto interessanti oggi utilizzate nei diversi mercati o nei diversi settori anche tecnologici o di proposta verso le diverse esigenze del mercato, come la parte di Internet of Things, quindi l'IoT o il mondo cloud o la parte di sviluppo PaaS, quindi la platform as a service per tanti clienti che oggi guardano alla digital transformation, alla modernizzazione dell'infrastruttura, ma anche alla parte alta di sviluppo applicativo con nuove metodologie agile, DevOps eccetera. JBoss là dentro come container delle applicazioni, ma come molto altro, con funzionalità da motori di regole, da data integration, da data grid per quello che è la nostra piattaforma di data grid, fino alla mobility, è sicuramente un elemento core e la nostra proposta come go to market si sviluppa su piattaforme che poi integrano le diverse tecnologie.